Amici, siamo in una bellissima località dell'entroterra maceratese, Fiuminata, con la scuola di formazione cinofila diretta, vogliamo dire magistralmente, forse diciamo poco, dalla dottoressa Giusi Mazzalupi, che da anni si dedica a fare corsi per allevatori cinofili, addestratori di varie categorie, sezione 1, 2, 3, e anche corsi per handler, conduttori canini in esposizione di bellezza, vero dottoressa? Sì, noi abbiamo una scuola di formazione cinofila riconosciuta dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana e tutti gli anni organizziamo appunto dei corsi che poi diciamo mirano all'ottenimento di un diploma e all'inserimento nell'albo professionale degli addestratori appunto cinofili. Ci sono varie sezioni, la sezione 1 che è per i cani da compagnia, sport, utilità e difesa, poi la sezione 2 che invece riguarda i conduttori cani da bestiame e la sezione 3 è invece che riguarda i conduttori cani da caccia. Per quanto riguarda la sezione 2 è proprio un coinvolgimento diciamo pieno per questo territorio, in quanto abbiamo anche pensato come scuola di organizzare poi già dal prossimo anno un trofeo proprio dedicato tra l'altro a mio padre, che si chiamava Mazzalupi Fernando. Oggi mi avete preso proprio in fragrante perché abbiamo un convegno nazionale che è organizzato dalla scuola pastore, e dal pastore maremmano abruzzese, sì. Organizzato dalla scuola e dal gruppo cinofilo maceratese, il cui presidente è il dottor Sandro Pacioni, sì. Che diciamo insieme a me spesso insomma viene coinvolto insomma in queste mie idee. E tra l'altro diciamo in questo convegno di oggi c'è proprio il club nazionale proprio del pastore maremmano abruzzese. Vabbè, vabbè.